Buonasera, buonasera a voi, buonasera anche, bentrovati, alle persone che sono collegate con noi attraverso Maria TV. E questa sera parliamo dei miracoli di Lourdes, sotto l'aspetto anche scientifico, della cosa dice la scienza. Questa relazione ha un taglio molto divulgativo, perché praticamente io mi rifarò a una esperienza diretta che ho ricevuto e anche la presentazione che vi farò vedere è stata fornita dal dottor Balzaretti, Franco Balzaretti, che è un medico della, vedremo che la commissione per la, che c'è a Lourdes per la constatazione dei miracoli. E cioè, adesso spiegherò bene che cosa fa questa commissione. Lui nel 2009 ho avuto la fortuna di incontrarlo, ho seguito un master di scienza e fede e nell'ambito di questo master c'era anche questa relazione che era impresa diretta, perché una persona che è lì che fa quel lavoro, cioè, è a Vercelli, però va e viene, insomma. E per questo motivo c'è la data 18 aprile 2009. Perché naturalmente io questa, avendo sfruttando una presentazione che mi è stata offerta da una persona che non mi sono permessa di modificarla, difatti a voce poi farò qualche aggiornamento, perché qui riflette la situazione del 2009. Allora possiamo andare avanti e qui parte con una serie di domande, per esempio, la domanda che si pongono in molti, se avvengono ancora i miracoli a Lourdes. E qui dice che appunto anche i medici stessi, nel contesto di una sanità sempre più tecnologica, sofisticata, e poi anche se la pongono soprattutto anche i medici, perché col progredire della tecnologia nella medicina sembra quasi che si dovrebbe poter risolvere tutto quasi. E quindi perché tanto interesse per i miracoli di Lourdes? E poi altre domande che potrebbero farsi, per esempio, perché solo a Lourdes è stata istituita una commissione medica internazionale, CMIL, CMIL. Poi c'è un avvenire scientifico per queste guarigioni prodigiose che avvengono a Lourdes. E questo perché i miracoli avvengono anche in altre parti, eppure solo a Lourdes c'è una commissione medica proprio costituita per verificare, per controllare, e poi vedremo che ha dei compiti molto specifici e molto chiari. Qui fa notare come il cammino della scienza ha raggiunto dei traguardi che continuano a stupirci. Sembra quasi che parlare di miracoli oggi sia un po' fuori luogo, che sia una cosa che un po' non tanto. E quindi quando ogni giorno praticamente negli ospedali, università, eccetera, i ricercatori, i medici compiono delle imprese straordinarie con dei risultati eccezionali. E quindi sembra quasi che le guarigioni di Lourdes siano più rare e che anche di fronte allo scetticismo di molti uomini di scienza. Sappiamo che io ho sentito delle persone che appartengono a un'organizzazione degli atei, Unione Atei Agnostici Razionalisti, UAR, che sostengono che non possano avvenire dei miracoli a Lourdes. Poi però, di contro invece, c'è tutto un correre dietro ai miracoli, al miracoloso. Se notate, siamo in una cultura, in una civiltà, almeno qua in Occidente, in cui si corre sempre dietro, si va alla ricerca del miracoloso e allora avanti con trasmissioni, convegni, libri, riviste. Pensiamo alla trasmissione che c'è, Miracoli anche, no? E altre trasmissioni. Cioè, ci sono molte trasmissioni che ruotano intorno a questo tema. Perché effettivamente il miracolo fa audience comunque, c'è un certo strato di persone, non è uno strato, un genere di persone, che cerca molto il miracolo, forse per rafforzare la propria fede ha bisogno magari di queste cose che... Quindi qui per esempio c'è una serie di libri, Il medico di fronte al miracolo, Lourdes, eccetera, sono molti libri che riguardano i miracoli di Lourdes. Per dire come oggi ci sono molte pubblicazioni in questo senso, anche riviste, trasmissioni televisive, eccetera.
Poi ci sono degli organi di stampa che purtroppo, pur di pubblicare lo scoop, sono disposti anche a passare sui sentimenti più intimi, cioè li trattano in un modo quasi sfacciato, andando magari a mettere in piazza le vicende invece di salute, anche a volte sono cose anche molto intime delle persone coinvolte in questi miracoli. E quindi si tende a volte, con i mezzi di comunicazione, a creare ancora una confusione su, parlando di presunte guarigioni qua e là, che sono magari tutte da dimostrare, ecco. La medicina, all'inizio per Lourdes, nell'esperienza di Lourdes, la medicina fin dalle prime, dall'inizio praticamente ha giocato un ruolo importante, fondamentale. Addirittura già con Bernadette, il dottor Dosu, che era il medico di Lourdes ai tempi di Bernadette, ha dovuto constatare, la visitata, per constatare l'integrità fisica e anche mentale, che non fosse un tipo suggestionabile, un soggetto psichicamente labile, e quindi ha già verificato fin dall'inizio la veridicità, almeno a livello scientifico, della situazione personale di Bernadette. E poi anche delle prime persone che hanno detto di essere state guarite e hanno portato delle prove. Quindi, naturalmente già soprattutto all'inizio il numero di persone che continuava, annunciava una guarigione, continuava a crescere, era un numero di persone abbastanza rilevante. E allora in questi avvenimenti si è cominciato a capire che bisognava in ognuno di questi avvenimenti distinguere il soggettivo e l'oggettivo. Cioè l'oggettivo è la verifica su quanto era avvenuto, sulla documentazione presentata e così via. Il soggettivo gioca anche un ruolo abbastanza importante, perché la persona non è un pezzo di legno che si va lì e dice sono guarita, insomma, ha tutta un'evoluzione, un movimento anche interiore, anche soprattutto perché parte, se è un vero miracolo, comunque anche solo, se non sono proprio miracoli, vedremo come i canoni che servono per definire se un fatto, una guarigione è scientificamente spiegabile, per esempio. E quindi, comunque, in ognuno di questi avvenimenti gioca molto anche un ruolo soggettivo, quindi bisogna tener conto anche dei due aspetti dell'avvenimento. Nel 1858, che è l'anno delle guarigioni, delle apparizioni a Bernadette, c'era già il dottor Dosu, che era il medico di Lourdes, aveva già constatato già un centinaio di casi che potevano essere miracolose. E poi tra il 1858 e il 1914 sono state verificate circa un migliaio, alcune migliaia di dichiarazioni di guarigione. Quindi qui ci sono Bernadette e il dottore Dosu. Quindi partiamo adesso i primi miracoli, vediamo un attimo i primi, poi vedremo gli ultimi, c'è qualche miracolo più rilevante, io poi ne aggiungo due, che ai tempo in cui è stata fatta questa presentazione, miracoli approvati dalla Commissione e anche poi vedremo dalla Chiesa, erano 67, al giorno d'oggi sono 69. Quindi dal 2009 ad oggi ne sono stati approvati ancora due. Io uno l'avevo scritto quando facevo ancora il sito alla piazza, avevo messo la notizia di questa guarigione accertata come miracolosa. Comunque la prima persona in assoluto guarita, accertata, poi da cui guarigione è stata anche accertata, riconosciuta come miracolo, è Catherine Latapie. Era una persona che viveva vicino a Lourdes ed fu guarita il 1 marzo 1858. Sapete che le apparizioni sono di febbraio e quindi molto presto c'è stata questa guarigione.
aveva 38 anni, si sa, in realtà per molto tempo si è pensato che la prima guarigione fosse quella di quello scalpellino che aveva avuto un problema all'occhio, non so se ricordate, anche nei film di Lourdes c'è sempre questo fatto. In realtà poi è stato verificato che il suo è venuto ancora prima, perché si sa anche la data giusta, perché la sera stessa del miracolo lei era incinta e la sera stessa ha partorito il figlio, che poi si è fatto sacerdote, quindi si sa la data di nascita del figlio e quindi anche la data del miracolo. E questa guarigione, lei aveva una paralisi alla mano destra perché aveva subito una caduta da un albero e da alcuni anni, era da 2 anni almeno, era così che non poteva muovere le dita della mano. E a un certo punto, una notte, lei aveva paralisi di tipo cubitale, si dice, la notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo sente l'ispirazione di andare alla grotta. Lì alle 3 di notte trova Bernadette che pregava lì alla grotta, si è messa in strada, è arrivata a Lourdes al mattino e istintivamente ha messo la... Allora non c'era ancora le vasche come oggi, altrimenti c'era un bacino comunque, che raccoglieva l'acqua miracolosa, e ha messo la mano nell'acqua e praticamente immediatamente è guarita. E alla sera invece qua partorì il figlio. Invece lui Buriet, che sarebbe quello che la persona che si è sempre pensata come la prima persona miracolata a Lourdes, invece è il secondo miracolo. E lui è guarito anche a marzo, poco dopo questa signora, la Tapì, a 55 anni, e anche questo il suo miracolo, la sua guarigione è stata riconosciuta come miracolo da parte del vescovo di Tarbes. Questa guarigione, questa dello scalpellino, Louis Buriet, è la guarigione che ha dato il via proprio alla storia di Lourdes, perché ha avuto molta risonanza. E per molto tempo la CP è stata considerata la prima, in realtà non fu così. E qui abbiamo addirittura una attestazione del medico di Lourdes, il dottor Duzou, che dice: non appena Bernadette fece scaturire dal pavimento della grotta lui ha fatto questa dichiarazione, fece scaturire dal pavimento della grotta la sorgente che guarisce tanti ammalati, io voglio usare di quest'acqua per far guarire il mio occhio destro, ed è guarito. Poi, adesso vediamo sotto l'aspetto medico la storia del cammino medico, del cammino della medicina legata a Lourdes. Fin dal 1859, quindi l'anno successivo alle apparizioni, questo professor Verger, che era un aggregato alla facoltà di medicina di Montpellier, era stato preposto a eseguire un controllo scientifico e accurato delle guarigioni che avvenivano a Lourdes. E poi però, ecco qua, fu poi il dottor de Saint-Maclou, che è il dottore che poi divenne il fondatore, quello su cui è stato scritto il libro di cui parlavamo prima. È stato scritto un libro da... c'è una persona, c'è Mara, è stato scritto un libro da padre Andrea... In questo momento mi sfugge il cognome, comunque. Penso che, spero che l'avremo noi nel prossimo anno, anche fare una relazione del mercoledì sera. Allora, lui è stato il fondatore del Bureau Medical, all'inizio si chiamava così, il Bureau Medical, che era proprio preposto all'esame degli avvenimenti miracolosi che ruotavano intorno a Lourdes. Un'altra figura rilevante di medico è anche il dottor Guassary, che poi è succeduto al dottor de Saint-Maclou fino alla prima guerra mondiale. Comunque, sotto la sua presidenza, cioè del dottor Guassary, che aveva un legame molto stretto con Pio X, a lui, il Papa chiederà di sottoporre le guarigioni più eclatanti a un regolare processo ecclesiastico. Quindi sta cominciando a configurarsi tutto l'iter che veniva, mentre prima si andava poi controlli più, diciamo, alla buona,
cioè, scientificamente seri, perché i medici erano molto seri, ma non c'era l'iter proprio. Invece, sotto la presidenza del dottor Guassari comincia a partire proprio un, c'è un invito, quindi si organizza anche questo ufficio, a controllare in modo stretto, secondo determinati canoni, le guarigioni che venivano a Lourdes. Queste guarigioni, questo studio venivano secondo determinati criteri, sono criteri che erano già destinati a certificare per esempio la santità di San Vincenzo de Paoli per il processo di canonizzazione, cioè le guarigioni, i miracoli avvenuti nel contesto del processo di canonizzazione di San Vincenzo de Paoli. E, quindi il dottor Saint-Maclou e il dottor Boissary, che furono i primi responsabili del servizio medico di Lourdes, seguirono queste raccomandazioni canoniche che già si utilizzavano appunto, per esempio in questo caso ho citato il processo di canonizzazione di San Vincenzo de Paoli, erano delle raccomandazioni canoniche dovute a Benedetto XIV che dava delle norme, dei criteri per esaminare i fatti miracolosi. Questi criteri, adesso noi li vedremo poi alla fine nella versione attuale, sono 7 criteri, qui sono esposti in latino, quindi vedremo poi dopo i criteri in italiano. Quindi la medicina stava diventando, diciamo, stava camminando in modo molto scientifico parallelamente agli avvenimenti miracolosi, si affiancava a questi avvenimenti. Quindi nel 1947, quindi dopo la guerra, il professor Le Ray, diciamo sotto la presidenza del professor Le Ray, veniva istituito il comitato medico, all'inizio era un comitato medico nazionale solo, quindi francese, era costituito da universitari, specialisti francesi per un controllo rigoroso e anche indipendente, cioè potevano esserci medici credenti e non credenti, cioè non era richiesto che il medico fosse credente, il medico doveva esercitare la sua scienza medica lì, quindi era importante che fosse competente. Questo comitato nazionale ben presto, fino nel 1954, divenne internazionale, perché quindi ormai continua a essere internazionale, perché così ha avuto una maggiore rilevanza, anche perché c'era necessità, prima di tutto, le persone che si rivolgevano al questo comitato erano di varie nazionalità, in prevalenza francese, vediamo poi comunque come diciamo, come sono distribuite, come la distribuzione di questi miracoli a livello anche geografico, diciamo. E comunque anche perché era utile che ci fossero medici anche di altre nazioni, perché conoscevano anche meglio le sensibilità delle persone di altre nazioni, anche il linguaggio, comunque. Alcuni miracoli importanti, qui il professor Franco Balzaretti ha esaminato, cioè ha presentato il caso di Evagio Ganora a non numero. Ricordate, quando lui ha fatto questa presentazione era 67, adesso è il numero 54. Ecco, questo signore Evagio è un signore di Casale Monferrato, è guarito nel 50 a 37 anni e il miracolo è stato riconosciuto da parte del vescovo Andriani, che era il vescovo di Casale Monferrato al momento. Questo signore Evagio aveva il morbo di Hodgkin, che è un linfoma maligno in stadio molto avanzato, era molto grave. A quell'epoca, poi non forse oggi qualche terapia ci sarebbe, ma a quell'epoca non c'erano terapie che avevano efficaci, quindi non c'era proprio speranza di guarigione per questa persona. C'è una persona. Ecco, alla fine di maggio del 50, questo signor... questo signore Evagio Ganora ha desiderato, ha voluto partecipare a un pellegrinaggio dell'Ofta a Lourdes, c'era un pellegrinaggio organizzato nella sua diocesi e lui è andato contro il parere dei medici che erano quasi sicuri che sarebbe morto
durante il viaggio e quindi non avrebbe sopportato le fatiche di questo viaggio. Per cui lui ha voluto comunque andare, ha viaggiato barellato e è tornato da Lourdes in perfette condizioni, tanto che si è messo a fare il barelliere nel viaggio di ritorno. E qua, il miracolo del 50 ed è stato riconosciuto nel 55. Non so se avete notato, dopo ne parliamo, fino adesso quando ho parlato di riconoscimenti, di miracolo, ho sempre citato dei vescovi. Il vescovo, in questo caso, era il vescovo della sua diocesi. Un altro miracolo, Marie Bigot, il 59. E questa signora, Marie Bigot, per esempio, questo è un miracolo un po' originale, guarita in tre tappe, in tre momenti. Lei aveva parecchi problemi, ecco. Era sempre stata una persona malaticcia, poi è sempre peggiorata nonostante le cure, e poi nel 51 è stata dimessa da un ennesimo ricovero, emiplegica, sorda a destra e quasi cieca. Vedete il visus di un decimo a destra e due decimi a sinistra, poi praticamente anche diventata cieca. Nel 52 era cieca. Cosa succede? Lei, scusate, è arrivata a Lourdes nell'ottobre del 52 e adesso vediamo le sue... e non è successo niente. Va di nuovo a Lourdes nell'ottobre del 53 e riacquista la capacità di camminare. Non le altre... aveva tre problematiche praticamente. Le altre due per adesso no, però poi è guarita totalmente. Nel 54 ritorna a Lourdes e riacquista l'udito, quindi aveva già acquistato la facoltà di camminare e arriva l'udito. Poi nel viaggio di ritorno riacquista anche la vista e questo è stato confermato dagli specialisti, da specialisti nel 54. Nel 55 l'ufficio medico dichiara che le sue guarigioni sono inspiegabili perché le cure che esistevano anche a quel momento, nessuna cura era in grado di poter guarire, anche in un modo così celere, i suoi malanni. E quindi la sua pratica viene trasmessa al Comitato Medico Internazionale. Il 5 giugno c'è una commissione canonica e il suo vescovo proclama che la guarigione è miracolosa. La proclamazione del miracolo, come per gli altri, viene sempre per opera del vescovo. Qui c'è una fotografia, vedete che questa signora sta bene, adesso cammina anche. Ah, qui c'è una lettera che questo dottor Mazzaretti, per il fatto che doveva venire a fare la relazione da noi, ne aveva fatta una poco tempo prima, ha scritto a Lourdes alla diocesi, per sapere se questa signora era ancora viva, se stava bene, come erano le sue condizioni. E le ha detto che stava benissimo e che veniva a Lourdes però quattro volte all'anno, se vedi qui, toujours vivant, et celle-ci vient à Lourdes trois ou quatre fois par an. Quindi vuol dire che stava proprio bene. E poi dice che aveva quasi 90 anni, più o meno, anche brioso, vivace. Un altro miracolo molto grosso è quello di Vittorio Micheli. Questo è un miracolo enorme. Vittorio Micheli, ne avevamo sentito parlare anche, c'era anche quando il Papa Giovanni Paolo II era andato a Lourdes. Lui durante nel 61, durante il servizio militare, ha cominciato ad accusare dolori all'anca, alla gamba, per cui gli fu diagnosticato un osteosarcoma maligno che interessava la testa del femore, la gamba sinistra e lungo tutto l'arco. Era una cura, era una malattia proprio inarrestabile e poi fu trasferito a un centro tumori e la sua patologia di neoplastica progrediva talmente velocemente che a un certo punto aveva cominciato già a erodere l'osso. Osteolisi, qui dice, l'arto era solo più attaccato, la gamba era solo più attaccata al bacino, all'anca, per la pelle, per i tessuti, ma come osso non c'era più. Quindi
A un certo punto la madre, era giovane, la madre lo convinse ad andare in pellegrinaggio a Lourdes. E lui dice, non è guarito la Lourdes, tornai a casa come ero partito, ma dopo qualche giorno mi sentii meglio, mi era tornato l'appetito, potevo fare a meno delle medicine senza sentire i dolori lancinanti che da tempo mi tormentavano. Tornai in ospedale per una visita di controllo e in questa visita i medici hanno constatato due cose miracolose, non solo una. Una, la prima era che il tumore era scomparso, la seconda che si stava ricostruendo la testa del femore, quindi c'era anche una costruzione di osso, cioè una creazione, diciamo, di tessuto. Questa è una cosa. E poi so che anche in un altro miracolo, che però non è a Lourdes, per esempio, questo è avvenuto anche a una suora, mi pare che era un miracolo per la canonizzazione, adesso non mi sfugge perché non sono andata a ricercare le cose, ma mi ricordo che c'era una suora che per una scheggia, tempo di guerra, le era stata proprio tolta un pezzo di mandibola e si è ricostruita anche la mandibola, quindi sono miracoli questo, doppi, sono doppiamente miracolosi, perché non c'è solo ecco, non c'è solo una guarigione, c'è anche una costruzione di tessuti che non può avvenire certamente così in fretta per me. Quindi la guarigione di questo ex alpino è tra le più clamorose, perché non c'era appunto quello che dicevo io, la scomparsa immediata, ma la ricostruzione di tessuto. L'osso è cresciuto, questo fatto è assolutamente inspiegabile dai medici, dalla scienza medica. Ecco, qui c'è la lastra, vedete qua, non posso far vedere perché sulla lastra no, il mouse non funziona. Comunque si vede che sulla di qua manca l'osso, manca la testa del femore. Poi c'è la parentesi di Lourdes e qua vedete la nuova radiografia. Se la vedete ora e la lastra dopo la guarigione. Vedete che adesso l'osso c'è. Questo è enorme. Questo è il signor Micheli, che poi fa testimonianze, è sempre presente comunque. Qui ci sono alcune fotografie, non le sto a illustrare perché non sono persone che conosco io. Allora, sempre per questo signor Micheli, nel 68 il comitato medico aveva c'era stata una relazione del professore che l'aveva seguito, aveva ancora rinviato la decisione per fare ulteriori accertamenti. Nel 71 è stata riconfermata questo parere positivo, nel senso che si trattava effettivamente di una guarigione inspiegabile. Nel 76 il suo vescovo, Monsignor Alessandro Gottardi, ricevuto il parere favorevole della commissione anche canonica, quindi tutto questo iter, adesso lo vedremo meglio, passa da una commissione medica, poi da una commissione canonica, e quindi ha dichiarato la guarigione miracolosa. E da allora questo signor Micheli va spesso a Lourdes come barelliere, eccetera. Questo è l'ultimo miracolo ai tempi del professor Balzaretti, ha preso l'ultimo miracolo di cui lui era a conoscenza, Anna Santaniello. Ecco, questa signora aveva 41 anni, è stata guarita nel 52 in realtà, poi è stata parecchi anni ferma per una... c'era stata un'incomprensione nella documentazione. Era affetta da una grave cardiopatia in seguito a un reumatismo articolare e aveva un grave scompenso cardiaco e aveva una forma molto grave e permanente di dispnea, cioè non riusciva a respirare, e si chiama, questa sua patologia era il morbo di Bouillard, che comporta appunto serie difficoltà a parlare, impossibilità a camminare, crisi asmatiche intense e così via. Nel 52 partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes, è portata alle piscine in barella e ne esce da sola, ne esce come persona autosufficiente. La sera stessa partecipa alla processione dopo Flambeau, quella che si fa con le fiaccole. Allora si presenta al comitato medico, esaminata dal personale, viene stilato un verbale e poi lì viene riconosciuta come persona sana praticamente.
ritrovato l'appetito, eccetera. È scesa da sola dal treno a Genova e di lì è arrivata poi a Torino, dove c'erano i suoi genitori. E poi già a Torino si fa di nuovo esaminare dai medici presso cui era in cura. Ritorna a Lourdes nel 60 come infermiera, è di nuovo visitata dall'ufficio medico, e allora i medici che sono lì decidono di trasmettere il suo fascicolo al Comitato Medico Internazionale. E quindi c'è il cardiologo di Pierre Merle, presenta il dossier al comitato e viene di nuovo riconosciuta come guarigione inspiegabile. Il dossier viene trasmesso all'arcivescovo di Salerno, lei era venuta a Torino perché lì c'è un genitore, ma lei non era di Torino, e qui ci sono state alcune errate interpretazioni nella documentazione, per cui è stata ferma la cosa, c'era stata un'incomprensione, infatti il miracolo era già venuto nel 52, invece siamo già... è stato l'ultimo riconosciuto, diciamo, era l'ultimo riconosciuto al momento in cui è stata redatta questa presentazione. Quindi, perché non c'era stato un parere favorevole. Poi c'è stato un ulteriore controllo il 9 novembre 2005 finalmente l'arcivescovo di Salerno riconosce finalmente nel 2005 la guarigione miracolosa. Qui sono le fotografie, scusate, o ritratti dei 67 miracolati. Adesso aggiungo un attimo gli ultimi due miracoli. Io ho su questa, mi sono presa le documentazioni. Ecco, la 68esima è una suora, si chiama Sir Luigina Traverso, di Novi Ligure, e aveva una paralisi della gamba sinistra, e lei nata nel 34, sente i primi sintomi, non aveva ancora prima dei 30 anni, aveva i sintomi, poi a un certo punto aveva subito parecchi interventi in una colonna vertebrale, e era proprio molto mal ridotta. Ecco. A un certo punto nel 65 va a Lourdes e durante la partecipazione, diciamo mentre passa l'Eucaristia davanti, il Santissimo passa davanti alla sua barella, lei sente una sensazione di calore, di benessere e sente l'ispirazione di alzarsi, si sente spinta ad alzarsi e il dolore è scomparso e stava benissimo. E allora va al bureau, eccetera, qui parte tutta la sua, diciamo, la sua trafila e viene poi dichiarato, il suo caso viene dichiarato miracolo dal vescovo di Casale Monferrato, ne ha avuti due di Casale Monferrato. L'11 ottobre 2012 e l'ultima, attualmente è l'ultima, la signora Daniela Castelli, quella di cui ho parlato nel sito, lei è di Pavia, diocesi di Pavia, aveva un'ipertensione con gravi crisi ricorrenti, poi praticamente è partito tutto il suo problema di malattia, è partito da un utero fibromatoso, una massa uterina, eccetera, isterectomia e così via, e poi praticamente era piena di tumori. Si fabbricava i tumori, aveva una patologia, per cui aveva un tumore produttore di tumori. E quindi lei nell'89, durante un pellegrinaggio a Lourdes, esce dalle piscine del santuario e percepisce uno straordinario benessere. E praticamente è andata di nuovo anche lei a questo ufficio, il Bureau Internazionale delle Constatazioni Mediche, e vedono che è guarita. Allora cominciano a prendere in esame il suo caso, finché nel 20 giugno 2013, ecco, il suo vescovo, Monsignor Giudici, il vescovo della diocesi di Pavia, dichiara il carattere prodigioso, miracoloso della sua guarigione. Ecco, abbiamo visto un certo numero di guarigioni, adesso andiamo a vedere proprio nel dettaglio come avviene tutto questo iter, come avviene, su che, quali criteri anche lavora questo comitato medico. Qui c'è un po' di distribuzione, a livello di genere sono molte più le femmine guarite,
84% femmine, 16% sempre nel 2009, comunque è ancora aumentata perché ci sono state ulteriori due femmine dopo. Come età, ecco, la fascia più alta è tra i 27 e i 37 anni, la guarigione, e qui c'è comunque questo. Poi, come nazionalità, distribuzione di nazionalità, la Francia fa la parte del leone, nel 54 sono della Francia, poi viene l'Italia e poi altre nazioni. Comunque siamo sempre in Europa, perché in effetti è più dall'Europa che arrivano le persone a Lourdes, c'è una maggiore frequentazione. Questi sono i responsabili nel tempo del Bureau Medical, dopo dal 27 in poi, il dottor Valet, eccetera, qui c'è un elenco di medici che sono tutti i medici che hanno avuto la responsabilità di questo. Oggi il responsabile è il dottor, è un italiano, il dottor Alessandro De Franciscis, ma no, non è il medico che conosco io, lui non è il responsabile. E questo è il nuovo medico permanente, perché a Lourdes c'è un medico che sta sempre lì. Poi la commissione si riunisce una volta all'anno almeno. E attualmente il direttore. Allora, nel 77, dopo il 77, veniva istituita una griglia di 16 quesiti a cui poi è stata aggiornata nel 2002, che questa griglia è molto importante, questa introduce la necessità di escludere qualsiasi componente psicopatica, quindi non vengono presi in esame, benché si possano essere miracoli molto grossi. Mettiamo se una persona schizofrenica o con una grave patologia psichica guarisse all'istante, è una guarigione miracolosa, grossa in realtà, però essendo molto più difficile la constatazione, perché non avviene tramite TAC, tramite risonanze magnetiche, eccetera, tutta la diagnostica strumentale, ma sono criteri più difficili da, comunque da esaminare. Per cui si fa che escluderla. Cosa vuol dire questo? Che può essere, cioè senz'altro, i miracoli di Lourdes sono molto più numerosi dei 69 riconosciuti. Per la serietà e la certezza di dover escludere qualsiasi componente che potrebbe in futuro causare, per esempio, un fenomeno venga sconfessato da ulteriori accertamenti, cioè che non abbia proprio la certezza al 100%, è ovvio che sia la Chiesa che i medici vogliono la certezza, ma anche la Chiesa vuole la certezza, perché è una tutela per la serietà con cui vengono dichiarati i miracoli. Allora, vengono escluse le componenti psicopatici, vengono esclusi stati patologici, manifestazioni soggettive. Se ricordate all'inizio ho detto che era necessario già fin dall'inizio distinguere il soggettivo dall'oggettivo. Qui si esamina l'oggettivo, quindi il soggettivo viene escluso. Quindi solo le cose dimostrabili e anche constatabili con la diagnostica oggi vengono prese in esame. E quindi vengono poi prese in esame solo casi, cioè prese in esame per essere successivamente dichiarati miracoli, guarigioni miracolose, solo casi che sono scientificamente inspiegabili. Cioè il compito della commissione medica è quello di dichiarare che quel fatto è scientificamente inspiegabile, per come è avvenuto, per tutto quello che comporta l'esame di quel fatto. Questa è la famosa griglia che dicevo prima, non la stiamo a leggere, noi non siamo medici, non siamo tenuti, ma solo per farvi vedere la serietà di questo iter, è molto rigido praticamente. Allora, qui fa notare però una cosa importante, quello che ho accennato prima, quando come però molte persone, milioni di persone chiedono a Dio miracoli, eccetera. I miracoli, c'è sempre questo dubbio, no? I miracoli sono residui dell'immaginazione infantile o sono davvero miracoli? Allora, qui, più di che parlare di miracoli, andiamo avanti, i medici parlano di guarigioni inspiegabili, l'avevo già accennato.
per prendere in considerazione una guarigione, come per, che poi dovrebbe venire dichiarata inspiegabile, se effettivamente così, devono sussistere già due aspetti fondamentali già da, fin dall'inizio, cioè il fatto deve essere anormale, cioè un fatto che non capita tutti i giorni, e il fenomeno della guarigione deve essere inaspettata e inspiegabile. E poi ci deve essere anche un segno, ci deve essere il segno religioso, che è quello che per esempio deve essere accompagnato questo fatto dalla preghiera, per esempio, da una manifestazione di fede, deve essere legato a manifestazione di fede. Quindi per essere riconosciuto dalla Chiesa ci vuole anche questo secondo fattore. Non è che uno si trova un miracolo così, non aveva mai pregato nessuno, anche se diciamo, riconosce in se stesso un fatto inspiegabile, questo non può venire attribuito a Dio, perché non aveva pregato, non si sa, è avvenuto. Poi naturalmente dobbiamo anche tener conto che di fatti molto, molto, diciamo, magari non sono proprio scientificamente spiegabili, ma sono totalmente inaspettati, estremamente improbabili, ce ne sono stati molti, molti di più. Quindi li chiamano, sono sempre comunque segni della, diciamo, della misericordia di Dio, cosiddetti meraviglia, no? Che solo Dio può essere stato causa di quel segno. Questo è il dottor De Francisci, no, De Francisci, scusate, è il dottor... l'autore di questa Balzaretti. Allora, a questo punto, ecco qui, i famosi sette criteri che arrivano già da Benedetto XIV, prima li abbiamo visti in latino e adesso li vediamo in italiano. I sette criteri sono: la malattia deve avere caratteristiche di gravità con una prognosi fatale, cioè la prognosi deve essere triste, no? Nel senso che si può dire, ma questa persona si può anche stare abbastanza bene, eccetera. Non deve avere speranze dai medici, non è detto che subito debba intervenire la morte, ma non devono esserci speranze di guarigione. La diagnosi reale della malattia deve essere sicura e precisa, e oggi è molto più facile avere questa certezza, perché con tutta la diagnostica strumentale di cui si dispone oggi è realmente più facile. La malattia deve essere unicamente organica, abbiamo già detto prima che sono escluse malattie di tipo psichiche. Un'eventuale terapia non deve aver favorito il processo di guarigione. Questo fa restringere molto la probabilità e la possibilità di dichiarare scientificamente inspiegabile una guarigione, perché oggi la medicina ha fatto molti progressi. E quindi bisogna proprio asserire, riuscire a provare che tra tutte le cure, oggi la gente si cura anche molto di più di una volta, quindi bisogna dimostrare che tra tutte le cure che queste persone hanno, provato, hanno sostenuto, nessuna di queste cure può aver agevolato la guarigione. Quindi questo in questa griglia è appunto nello stretto. La guarigione deve essere repentina, improvvisa e istantanea, che poi può voler dire anche come quella là in tre fasi, o come quel soldato in pochi giorni, è sempre comunque improvvisa rispetto al tipo di malattia che avrebbe anche eventualmente di fronte a una possibile guarigione, ma in questi casi no, perché c'era già la diagnosi fatale, richiederebbe lungo tempo. Mettiamo la guarigione di un osso, due ossa che si saldano all'istante, quasi una piaga, ci sono state delle piaghe che addirittura si vedeva l'osso. È stata una guarigione di questo genere quella che ha prodotto la conversione di Alexis Carrel, un medico che era un medico ateo, che voleva proprio andare a Lourdes per dimostrare che non era possibile, cioè voleva trovare l'inganno. Invece ha assistito a un miracolo, lì è stata una grande misericordia del Signore. Poi la ripresa della normalità deve essere completa senza convalescenza, cioè queste persone, infatti avete visto che anche lui si era informato, per esempio per quella signora, se ancora la guarigione durava. Scusate. Io, quando sono andata io a Lourdes,
C'è stata una guarigione nel mio pellegrinaggio, proprio nel mio gruppo, di una signora che seguivo io personalmente all'asilo, loro si chiamava l'asilo, dove ospitano gli ammalati più seriamente malati, balenati. È stata però, io poi ero di Torino, quindi sono andata ancora a trovarla parecchie volte. Probabilmente era una guarigione di tipo nervoso, psichico, che le causava una paralisi, però aveva un blocco di tipo psichico, perché dopo 7 mesi purtroppo è ritornata, quindi non era stata una vera guarigione. Comunque, io l'ho vista barellata e l'ho vista anche camminare, capito? Comunque non è stata poi considerata dal comitato medico. Non deve esserci quindi una remissione, ma non recidive, la guarigione deve essere duratura. Nel 2006 è stato proposto un nuovo metodo di lavoro, ma non, i criteri sono sempre quei 7 lì. Il metodo è stato ancora aggiornato per conseguire ancora una maggiore certezza di fronte a una guarigione, nel dichiarare una guarigione inspiegabile. Allora. Questo possiamo lasciare, perché sono stati aggiornati i criteri, perché bisognava trovare un percorso che consentisse una testimonianza credibile dell'intervento di Dio, senza correre il rischio poi di dire cose inesatte, di screditare la Chiesa, quello che la Chiesa ci tiene molto, la serietà, non spinge per aumentare il numero delle possibili dichiarazioni di miracolo. Perché è molto più bello che nessuno possa contestare queste dichiarazioni, che se invece fossero così fatte in un modo più superficiale, potrebbero essere poi successivamente contestate. Quindi un percorso deve essere quindi accettabile sotto l'aspetto della scienza, sotto l'aspetto scientifico dai medici, deve essere accettabile sotto l'aspetto umano dalla comunità dei fedeli, deve essere una persona che comunque faccia comprendere dal suo stile di vita, dalla fede con cui si è accostata al pellegrinaggio e così via, che effettivamente era devota e pregava Dio per questa guarigione, attraverso l'intercessore della Vergine, comunque Dio. E poi deve essere accettato anche spiritualmente dalla Chiesa, cioè sì, la Chiesa esamina anche la credibilità, anche religiosa della persona. Quindi qui viene ricordato come per essere qualificata come miracologa una guarigione deve avere, e l'avevo già detto prima, deve essere anormale, deve essere un fatto proprio fuori dal normale, completamente fuori dal normale, e deve avere un significato spirituale, perché altrimenti non si capirebbe, cioè non sarebbe segno per la comunità dei credenti, per la devozione alla Vergine, la fede in Dio non acquisterebbe, non acquisirebbe la caratteristica di segno. Allora, adesso vediamo come sono le tappe per arrivare a una dichiarazione di guarigione inspiegabile. Il primo stadio, la prima tappa è che la persona deve andare spontaneamente e volontariamente a dire cosa le è successo. Cioè, questa persona ritiene di avere avuto un miracolo, la guarigione miracolosa, e va spontaneamente. Non succede mai che i medici facciano pressione, vadano a dire ma vieni, no, no, tutte le persone sono andate spontaneamente, perché non ci deve essere minimamente una coercizione neanche psichica, ecco. Poi, le persone che quindi hanno sentito dentro di sé questo cambiamento radicale nella loro salute, che loro considerano che sia dovuto questo cambiamento all'intercessione della Vergine, allora vanno. E allora cosa succede? Che c'è sempre un medico di turno lì presente, la constatazione comincia già ad assicurarsi che si tratti di una vera guarigione. Quindi il medico, se c'è lì permanente, deve interrogarla, se c'è della documentazione bene, altrimenti contatta il medico del pellegrinaggio o il medico curante, cioè comincia poi a mettersi in contatto con i medici che hanno seguito la persona prima, raccoglie documentazione e a questo punto cosa deve fare? Siamo ancora sempre al primo stadio,
questo stadio può finire in tre modi diversi. Qualche guarigione che, per la quale la persona è andata a testare la sua guarigione pensando di essere miracolata, dal momento che magari non c'è una documentazione sufficiente, non è detto che non sia miracolo, però magari se non c'è una documentazione sufficiente di prima, non si può poi dire che quello che si può documentare dopo è diverso da quello di prima, per esempio. Oppure c'è, non so, magari c'è un fattore psichico di mezzo, quindi viene già escluso. Quindi a questo punto ci può essere, alcune di queste guarigioni vengono dichiarate senza seguito, vengono classificate così e quindi non... Altre sono in attesa, allora queste poi diventeranno, poi eventualmente dal punto B passeranno poi al punto C, ma sul momento sono in attesa. E poi ci sono quelle che invece vengono dichiarate sufficientemente documentate dopo questa prima ricerca, vengono registrate come guarigioni constatate e quindi dovranno poi essere sottoposte, passano, cominciano l'iter e vanno avanti al secondo stadio. Nel secondo stadio c'è già è necessaria quindi uno studio, un esame interdisciplinare di questo avvenimento. E questa interdisciplinarità è sia dalla parte medica e sia dalla parte ecclesiale della Chiesa. Quindi vengono presentati questi dossier, viene designato un membro del comitato che procede all'interrogatorio, all'esame della persona guarita, si può ricorrere a specialisti esterni, c'è tutto quello che occorre perché poi la dichiarazione finale sia più esatta possibile, con l'obiettivo di ricostruire la storia della malattia, le circostanze della guarigione, valutare la personalità, come sono partiti già con Bernadette a valutare la personalità, e così poi per tutti. E poi per eliminare eventuali patologie isteriche, cose di questo genere, come poteva essere il caso di cui ho parlato io, a cui ho assistito io, e giudicare se questa guarigione è proprio contraria alle prognosi che c'erano, e quindi può essere confermata. Nel secondo stadio la guarigione può essere confermata. Però nel secondo stadio ci vuole anche un esame del contesto religioso di questo avvenimento. Il vescovo della diocesi viene messo al corrente di questo avvenimento, si farà un discernimento ecclesiale, nella diocesi viene istituita una commissione ecclesiale che poi seguirà questa persona fino all'eventuale dichiarazione di miracolo, e quindi esamineranno anche sotto l'aspetto proprio della sua spiritualità, la serietà della sua fede, la solidità del suo cammino di fede, e la persona quindi, a questo punto, la persona dopo questo duplice esame sia medico che ecclesiale, la persona può essere abilitata a, se lo vuole, a dire, a cominciare a comunicare nel suo, perché doveva tenere segreto fino a quel momento, salvo le persone che hanno assistito, diciamo, comunque, si porta a conoscenza dei fedeli che c'è questo fatto che dovrà seguire questo iter. Quindi questo iter, il secondo stadio, terminerà con la guarigione confermata. Il primo aveva già avviato il cammino, il percorso. Allora, alla fine di questo stadio il dichiarante può essere accompagnato nel portare questa esperienza di guarigione, si può già offrire alla comunità dei credenti delle testimonianze, perché c'è già stato uno studio abbastanza serio, e si può fare ringraziare, cioè si possono istituire l'azione di grazia, dei momenti di ringraziamento per questa guarigione. Intanto si passa al terzo stadio, in cui questa guarigione viene sottoposta a una perizia, e questa perizia è ad opera del Comitato Medico Internazionale di Lourdes. È un organo consultivo che deve, prima erano i medici, il medico di Lourdes locale, deve offrire una garanzia piena e completa a questo, per dichiarare l'eccezionalità di questo avvenimento. Si provvede di nuovo all'esame, eccetera, di tutta la documentazione, si stila una perizia,
scrupolosa, e si arriva al quarto stadio in cui si conclude l'iter. Quindi un iter di quattro stadi, supportato da quattro stadi di ricerca medica e anche parallelamente di ricerca diocesana, di diciamo percorso diocesano, e anche supportato, oltre che da questo, supportato dai quei famosi sette criteri di cui parlavamo prima. Alla fine, con riferimento a quei criteri che avevamo visto, questo stadio termina con voto segreto. E quindi se la votazione è favorevole, diceva il dottor Balzaretti, quasi sempre c'è l'unanimità, perché è già avvenuto uno studio talmente scrupoloso prima che è difficile che qualche medico o qualche componente della commissione sia contrario. Comunque, quasi unanimità di solito c'è. Comunque, se l'esito della votazione è favorevole, il dossier viene passato al vescovo della diocesi, che è quello competente per dichiarare il miracolo. Non è la sede di Roma, ma è il vescovo. Il miracolo viene dichiarato dalla Chiesa, dall'autorità ecclesiastica, mai dai medici. Cioè i medici devono arrivare a dire che il fatto è scientificamente spiegabile. Il medico poi, la diocesi, il vescovo della diocesi, dichiarerà poi il miracolo. Allora, qui possiamo anche saltare, perché se la leggiamo per tutto mi sa che alle 8 siamo ancora qui. Allora, questi criteri sono ancora attuali? Direi di sì, direi. Il dottor Balzaretti ha asserito che, cioè, non sono io competente, non sono medico, quindi diciamo sto facendo una testimonianza di un'altra persona. E rispetto di questi criteri che ha valorato la serietà del Comitato Medico Internazionale. Le conclusioni sono sempre molto molto serie, molto documentate, e quindi offrono al giudizio canonico della Chiesa proprio un supporto praticamente che non può essere contestato. Addirittura sono 7.200 dichiarazioni di guarigione sono state, ma solo 67 sono state quelle che sono arrivate proprio fino al termine dell'iter, compreso quello diocesano, in modo da poter essere state dichiarate dei miracoli. Ad oggi 69, non più 67. Quindi dice, adesso ci sono altre notizie, dice che il Bureau Internazionale Medicale registra ogni anno circa 3.500 operatori sanitari che passano di lì, di cui 2.500 sono medici, ogni anno ci sono 500 nuovi iscritti, eccetera, e ci sono molti italiani anche. Qui adesso sono proprio notizie di attualità. Oggi ha sede a Parigi questo Comitato Medico di Lourdes, perché prima viene proprio a Lourdes, cioè la prima tappa viene lì in loco, poi la terza tappa si arriva qua, a sede a Parigi. Oggi è presieduto da Monsignor, è presieduto dal Vescovo di Tarbes e Lourdes, ci sono 22 medici, il direttore è questo professor De Francisci che vi ho detto prima. Ci sono dei luminari proprio della scienza, universitari, medici esperti in varie branche che vengono da 12 paesi del mondo. Quindi diciamo, c'è un supporto scientifico fortissimo, formidabile, non c'è per tutti i miracoli che avvengono nella Chiesa, non è così. Ecco, l'Italia ha tre membri, almeno nel 2009 c'erano tre membri, questo dottor Franco Balzaretti, il professor Sant'Eusagno e il professor Graziano Presto. Qui sono solo delle foto di riunioni, eccetera. Qui è un sito di una relazione anche del dottor Balzaretti. Quando è 68 sappiamo che è avvenuto, e poi è interessante che lui ha presentato ulteriori fatti che potevano essere dichiarati scientificamente inspiegabili, e mi sembra dalla descrizione che nessuno dei due che presenta lui, dei tre che presenta lui, siano poi quelli effettivamente dichiarati, cioè quelli della suora e della signora Castelli, che ho detto, il 68 e il 69. Non lo so, saranno poi ancora dichiarati. Dice che in quel momento, nel 2009, stavano esaminando dei casi molto interessanti,
con un iter molto lungo e complesso, e quindi probabilmente l'iter per questi casi che annuncia lui sono ancora, è ancora in corso. Io andrei avanti, perché qui sono, lui parla molto della sua esperienza, io non lo conosco, non conosco in diretta. Ecco, per lui, diciamo, in questa riunione del 2008 sono state messe nell'iter di considerazione da parte del comitato medico 5 guarigioni che sono risultate eccezionali. Lui li presenta, adesso non stiamo a vederli perché comunque a tutt'oggi non sono ancora stati dichiarati miracoli, perché c'è una certa signora di 40 anni, quindi non è la suora e non è neanche la signora con la sclerosi a placche, quindi non è la signora Castelli. Poi il caso 2 è una signora di nuovo affetta da distrofia muscolare, che quindi anche non rientra in quei due casi successivamente dichiarati. E poi qui un uomo, un signore, quindi attualmente i due casi sono stati altri due casi femminili, quindi non li stiamo a considerare. Questa è un'altra signora, questa è interessantissima perché è guarita nel 15 agosto 2004, se ben ricordate, il 15 agosto 2004 è andato a Lourdes, c'era Giovanni Paolo II ed è guarita nel momento in cui Giovanni Paolo II passava davanti alla sua barella. Quindi può essere anche interpretato come un'intercessione forte della santità di questo Papa. Aveva un trauma del rachide cervicale. Quindi è proprio nel corso della benedizione di Giovanni Paolo II. E basta, io direi che a questo punto, qui ci sono nuove guarigioni, comunque ci sono tutte notizie sulla storia per lui recente, sarebbe interessante avere ancora qualche notizia successiva degli anni del 2009 ad oggi. Comunque qui fa ancora una distinzione tra guarigioni, ci tiene molto, perché non bisogna prendere sotto gamba delle guarigioni eccezionali che differiscono dalle guarigioni inesplicabili, cioè come ho detto prima, inspiegabile, dicevo io, comunque la stessa cosa. La guarigione eccezionale però non va presa così alla leggera, perché comunque ci sono tantissime a Lourdes delle guarigioni eccezionali che non avvengono così frequentemente in altri contesti. E quindi non potrà mai essere dichiarata miracolo perché probabilmente non risponde a tutti i 7 quei criteri di cui abbiamo parlato. Però è sempre un fatto che era contro ogni previsione e ne succedono molti a Lourdes. Dalla guarigione inesplicabile che invece può essere poi miracolo se poi alla fine di tutto l'iter di cui abbiamo parlato verrà poi nella diocesi della persona guarita dichiarata miracolo. Qui ci sono giornate di approfondimento, ecco la conclusione. La conclusione che dice che i medici sono molto importanti quindi per le guarigioni di Lourdes. Perché almeno per questi tipi di guarigioni qua abbiamo un supporto scientifico molto forte e anche incontestabile. Perché è difficile che salti fuori un altro medico a contestare questi fatti che hanno tutti i crismi della serietà e della documentazione esatta. Quindi, comunque, i medici devono sempre conciliare due aspetti della propria personalità, le esigenze della ragione con quelle del cuore, perché non sono dei pezzi di legno anche i medici. Quindi devono sempre non eccedere nell'eccessivo positivismo, però devono anche fare il massimo per escludere ogni possibile altra spiegazione scientifica di fuori di quella che sarebbe quella miracolosa, cioè Dio, l'intervento di Dio. E quindi è la stessa fede, la fede esige la serietà di questo esame che fanno i medici, quindi è importantissimo che ci sia questo comitato medico internazionale. Beh, qui ha gratificato tutti noi della sua esperienza personale, lui dice appunto che le decisioni vengono prese con molta prudenza, con molta attenzione, si cerca sempre l'unanimità o quasi, e capita proprio così,
dici che lui si era addirittura stupito per l'eccessiva severità. Forse personalmente sarebbe stato più indulgente di fronte a qualche caso, invece nell'insieme, nella commissione, c'era sempre qualcuno che preferiva piuttosto escludere. E quindi alla fine è ancora un bellissimo servizio che si fa alla Chiesa, questa esclusione, un bel servizio. Quindi dice qui che non si può mai esprimere un giudizio positivo di miracolo se non c'è una dimostrazione scientifica certa e incontestabile. Quindi lui dice che lui aveva l'impressione che c'erano tanti falsi negativi per poter escludere la possibilità che di un falso positivo. Sapete che quando ci sono le tesi, se la tesi, l'ipotesi, poi se c'è anche un solo caso in cui la tesi viene sconfessata, cioè magari ci sono migliaia di casi che confermano una tesi scientifica, ma se viene fuori un solo caso negativo che sconfessa questa tesi, la tesi casca, si ricomincia tutto lo studio dall'inizio, per tutte le prove, per tutte le ipotesi scientifiche. Poi quindi se avvengono ancora i miracoli, certo che ne avvengono, sembra il numero ridotto, forse l'eccessivo rigore scientifico che c'è riduce all'osso proprio i casi che possono superare, anche perché a volte ci sono dei casi effettivamente miracoli, però magari se la documentazione manca di qualche documento, non c'è proprio una cosa così. Allora, qui Lorenzo dice appunto, qui spesso si parla di lui per i suoi miracoli, ma gli aspetti umani, lui vuole sottolineare come l'aspetto è miracoloso anche vedere gli aspetti di solidarietà, lo spirito di condivisione, che sovente non fanno notizia, non fanno odies, ma invece c'è un giro di persone, di carità, di sacrificio, da parte dei volontari, di fede, da parte delle persone che fanno il pellegrinaggio. Dice che e anche i medici sono interpellati non solo a dare il loro supporto scientifico a tutti questi cose, ma a questi avvenimenti, ma cita per esempio il cardinale Pentamanzi che esortava i medici a non dimenticarsi della grandezza della loro professione, di essere forti e coraggiosi e di prendersi anche cura direttamente dei malati. E quindi lui continua qui ancora, il solo miracolo che il medico può fare è quello di ritrovare, dice che anche il medico a un certo punto deve fare un miracolo, di ritrovare in se stessa nuove motivazioni, nuove energie per aiutare gli ammalati, anche più gravi, ad avere fede e speranza, anche quando... Cioè, vuol far notare come la missione del medico realmente va bene al di là della dichiarazione di guarigione scientificamente inspiegabile. Quindi, dice quello, il dottor Boissari diceva appunto che la storia di Lourdes è stata scritta dai medici. In effetti, se non ci fosse stato questo supporto medico, non avremmo nessuna certezza. Sì, si gridava il miracolo, poi le storie devono finire magari davvero nelle trasmissioni sul miracolo, nei libri, nei fotocalchi, ma non c'era nessun supporto scientifico. Quindi la serietà della medicina è un sostratto per la credibilità addirittura del santuario e dell'intercessione della Vergine in questo santuario. Io direi che possiamo concludere qua perché ci sono ancora delle fotografie delle loro riunioni, del comitato medico, però io direi che mi sembra che questa sera cioè quello che mi stava a cuore era far vedere la serietà che c'è sotto, che supporta tutte le dichiarazioni di guarigione, di miracolo di Lourdes, tant'è vero che da 3.000 o circa fatti miracolosi che sarebbero passati e che potevano forse anche essere dichiarati, magari erano effettivamente miracoli, si è arrivata ad accettarne solo 69 proprio per rispondere al criterio. Questo è un dato di grande valore proprio anche per la devozione alla Vergine, per la devozione e la serietà anche appunto dei fatti di Lourdes.
Io non so, avrei finito, non so se avete qualche domanda, qualche cosa da dire, osservazione, esperienza vostra magari, perché magari tutti siete andati a Lourdes qualche volta, non lo so. Se non ci sono altre domande, ci salutiamo qua. Io vorrei solo dire, anche perché ci segui in diretta, che questo è l'ultimo incontro, anche compreso anche quelli del mercoledì, cioè prima dell'estate. Continua l'attività, se volete tenetemi in contatto, guardate sul sito, che c'è il sito nuovo, ci sono man mano, vengono messe anche tutte le iniziative che abbiamo già fatto finora, tra un po' ci saranno anche i video, vedrete che ci sono anche, sono interessanti, ci sono possibilità anche interessanti di scaricare le relazioni in video, eccetera, stiamo pensando di metterle in modo messo anche sotto il suggerimento della nostra amica che ci ha fatto venire l'idea di inserire il video accanto a ogni relazione, il link al video. È una cosa bella. E quindi niente, io saluto tutti, noi come centro, tutto il periodo che siamo a Torino, siamo qui sempre a Torino, il centro va avanti, quindi se qualcuno vuole venire noi ci riuniremo, ci stiamo riunendo già, lo voglio mettere al corrente, anche che non faremo le dirette, ma per chi è interessato, tutti i lunedì, noi già adesso, l'avete visto penso sugli ultimi due foglietti dei programmi, ci riuniamo alle 17 per approfondire insieme dei temi di fede, anche interessanti, toccano varie cose, che vengono fuori anche domande, una cosa che siamo pochi, ma cerchiamo di nutrire la nostra fede. Adesso, nell'estate, non essendoci più l'incontro delle 6:30, penso che alle 6:15, questo incontro lo sposteremo alle 6:15 per tutti i lunedì in cui ci siamo. Chi vuole può unirsi, non c'è la diretta, però chi vuole, chi è di Torino vuole venire, non ci sono problemi. E poi chi ha bisogno magari di piacere di parlare, di un colloquio, di un supporto anche psichico, psicologico, eccetera, può mettersi in contatto, il centro d'ascolto continua, secondo le nostre possibilità, secondo chi è ancora a Torino, quindi potete provare. Saluto a tutti e vi ringrazio.